Incontriamo Renzo Rizzardi, presidente del Circolo Velagarniano, in occasione della presentazione della 100 miglia, la 60ª edizione. Sì, per noi del Circolo è motivo di orgoglio organizzare questa manifestazione. Il 60esimo vuol dire che è una manifestazione importante ed è ormai considerata la regata regina del Lago di Garda. Non solo il Lago di Garda, penso che dal punto di vista tecnico e agonistico sia una regata importante per tutto il mondo velico, non solo nazionale ma anche internazionale. Per cui noi dobbiamo prestare particolarmente attenzione affinché tutta la ruota organizzativa sia degna comunque della manifestazione del suo 60esimo anno. Quali novità per questo importante evento e questa importante celebrazione? Parliamo di novità dal punto di vista tecnico-agonistico. Ci sono novità interessanti come il ritorno di Wild Lady rispetto alla passata edizione, il ritorno di Grifo, ma quello che è più interessante c'è un'imbarcazione nuova armata da un nostro socio, Bruzzi, del Circolo Velagarniano, e questo ci rende orgogliosi di avere anche altre imbarcazioni libere, di classe libera o similari che possono partecipare per la vittoria. È fatta e costruita per vincere questa regata e avrà delle innovazioni tecniche come è nella tradizione 100 miglia, che qui si sperimentano le innovazioni che poi ci saranno su altre imbarcazioni e in tutto il mondo velico. Benissimo, quindi appuntamento a settembre. E quante iscrizioni ci sono già state? A un mese ne sono poco, se conto sulle dita di una mano, ma noi speriamo di raggiungere e di superare quelli dell'anno scorso. Nelle tre manifestazioni che abbiamo, che sono 100 miglia classica, 100 people e multiscafi, e che le iscrizioni siano degne comunque del 60esima edizione della 100. Allora, buon vento per tutti i velisti che parteciperanno alla 100 miglia di quest'anno.